Beh, a quanto pare non dobbiamo aspettare per rivedere Grogu. Manda arriva al pianeta Robot e Bambù, dove Grogu si sta allenando insieme a Master Luke. Wow, R2-D2! Sempre il solito burlone, eh? De botto arriva Soka, che gli dice: oh, questo sta diventando Jedi, se te presenti davanti a lui lo distrai, no? Ma io volevo solamente dargli sta cotta. Una cotta? Chi cazzo è, Frodo? Vabbè, gli lascia sta roba e se ne va, capendo che probabilmente non è il caso di disturbarlo. E quindi l'allenamento continua. Grogu impara a saltare. Immaginatevelo un combattimento. La Soka, che ormai è diventata la fidanzatina di Luke, gli consegna il dono di Din per Grogu. Quindi decide di mettere il suo allievo di fronte a una scelta. O la leggendaria spada laser di Master Yoda, che significherebbe anche il restare ad allenarsi con lui, o l'inutilissima cotta di papà Mando, che lo obbligherebbe ad abbandonare la strada degli Jedi. Nel mentre che Grogu decide, Mando torna su Tatooine per occuparsi della pratica Boba Fett, che era rimasta un attimo in sospeso. E siccome servono ancora più muscoli, dato che i suoi non bastano, va a fare una visitina al suo amico cosplayer Cobb Vanth. Lo sceriffo, che ricorderete, indossava in maniera più slim l'armatura del vecchio Boba. Insomma, gli chiede aiuto anche in buon nome della lotta che fecero contro il vermone gigante, e lui, a discapito della volontà dei suoi concittadini, accetta. Anche perché pure nel suo territorio stanno passando sti maledetti Pikes a commerciare spezie, e questa è effettivamente una piaga che vuole fronteggiare, e in Mando vede un'alleata abbastanza forte per completare questo compito. Finita la contrattazione, Mando tutto felice se ne va. Ma qualcun altro fa la sua entrata in gioco. Il leggendario Cad Bane. Pezzo di merda, gran farabut, anche lui mercenario che, da buon cattivo, è alleato con i Pikes, il sindaco, eccetera eccetera. Intimidisce il buon Cobb minacciandolo di non immischiarsi in questa guerra, se no sarebbero stati cazzi amari. Noi qui a Freetown facciamo come ci pare. Bella figura che ci hai fatto, bravo. Nel frattempo che questo si fa ammazzare, i Pikes hanno recapitato un cestino bomba al baretto preferito di Boba, scaturendo in questo modo la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Se va in guerra! Mo, Bombolo Fett ferito ma consapevole del pericolo, si consulta con il suo team per ragionare sulla strategia migliore da adottare. E la proposta più promettente la dà proprio Capitan Harlock, che consiglia di rimanere lì, nel baretto distrutto, ad aspettare l'arrivo della ciurma della buonanima di Cobb. Bobbino accetta e mette la sua squadra sul territorio per accertarsi che non arrivino altri nemici. Nemici a cui si è aggiunto il terribile Carciofino Marino, che a quanto pare è il vero responsabile della morte del clan degli amici di Bobbone. Quindi pensate, questi draconici infameli sono stati ammazzati così, a caso, poracci. Vabbè che alla fine erano dei pezzi di merda, quindi se lo meritavano anche. Ma comunque, noi quasi stiamo a dimenticare la cosa più importante. Ma Grogu, che ha deciso di fa? Diventano Jedi o rimane un cretino? Rimane un cretino, a quanto pare. Luke ha rosicato talmente tanto che l'ha lasciato andare via col suo X-Wing, cioè incredibile, vabbè. Intanto Cad Bane, con l'errata consapevolezza di stare dentro un film di Sergio Leone, si presenta da Boba per chiedergli di arrendersi e lasciargli il passaggio libero per il commercio delle spezie. Boba, ma che cazzo fai? Sta buono che sei lento come una tartaruga. Ah già, c'hai ragione. Ma insomma, che dobbiamo fa qua? Un attimo che ci consultiamo. Tra una cosa e l'altra decino di mandare Majin Buu a contrattare con il Carciofino Messaggero. Salve, sono qui per leggervi il messaggio che devo recapitarvi da parte di Boba Fett. Io, Boba Fett, con la Daimyo dei territori di Tatooine, sono felice di comunicarvi che... Che? Allora, premetto che ambasciatore non porta pena, eh. Cosa ha detto? Che vi dovete attaccare cazzo? E così i farfalloni volanti partono all'attacco e arrivano anche gli abitanti di Freetown, seppure il buon Cobb Vanth è stato ammazzato, ma loro gli frega niente. Inizialmente riescono a contrastarli, ma cacciano fuori dal cilindro un Metal Gear. Vi ricordate questi? Sono diventati così, cresciuti, eh? Sorpresa delle sorprese, le famiglie che avevano accettato il patto con Boba hanno rotto la loro promessa. Wow, inaspettato!
e i loro sottoposti iniziano a combattere contro le milizie bobbiane. Arrivano un botto dei Pikes, Pina salva un po' di gente stile Rambo e sgomma via verso i capi di sta rivolta. Gli orchi verdi dopo 40 anni di servizio finalmente muoiono cadendo in un burrone e quindi il team di Boba si ritrova un po' sfoltito dei suoi uomini, no? Seppure è vero che ci sono gli abitanti di Freetown, che però contro i Metal Gear possono fare ben poco, dato che neanche lo Shish Kebab riesce a scalfire i suoi scudi di energia. Ma ad un certo punto, dal nulla, arriva Grogu, che uno pensa, vabbè, l'addestramento con Luke è durato poco, ma magari ha imparato qualcosa, no? Magari è diventato più forte. Un bullone. Riesce a svita un bullone. Ma vai a fanculo, Grogu! Ma te questa camminata deficiente, ma per favore! Bobone, a differenza de Mando, c'ha l'animale domestico più grosso. E grazie a Corradino Junior riesce a spappolare sia il primo che il secondo Metal Gear. Ma dopo essersi preso una fiammata da Bane, si offende e se ne va. Io non ho firmato questa merda, ma vaffanculo! Ah! Permaloso, Corradino, eh? Quindi Bobba si ritrova davanti al suo nemico. Gli aveva detto Pina, gli aveva detto, lui la fa il figo, tiè, ecco qua i risultati. Ma comunque, in un universo normale, non avrebbe avuto nessuna possibilità di evitare la sua morte. Ma grazie a un miracolo di sceneggiatura, Boba si rialza, neanche fosse Eddie the Tekken, e con il suo formidabile bastone riesce a trafiggerlo e vincere il duello, sì. Sicuro è morto, eh? Sì, conoscendo Star Wars, sicuro è morto, guarda, non c'ho dubbi. Adesso l'unico problema rimane Corradino, che pure lui ha deciso di andare off topic e pensa di essere King Kong. Una confusione dentro sto set allucinante, boh. E siccome nessuno riesce a calmarlo, che poi che vuoi calmare, colpi di blaster, boh, non so come ragionano qua, arriva il ridicolo Grogu che alza la manina e lo addormenta. Wow, bel potere, cioè utilissimo. È praticamente Mantis trasportato in Star Wars, fantastico. E niente, Corradino Junior appunto si addormenta, Grogu si addormenta, io sono un po' deluso di sta puntata, Pina va ad ammazzare tutti i responsabili di sta guerriglia e alla fine scopriamo che Cobb Vanth non è morto. Fine! Ma penso che questa sia una delle puntate più banali, scontate e telefonate della storia della vita sulla Terra proprio. Mamma mia che spreco!